ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché Luca, ovviamente, mi ha dato un ottimo inizio. Vuole parlare delle pubblicità legate a un videogioco che è uscito proprio oggi. Quindi iniziamo subito col parlare di Tekken. Finalmente è arrivato nei negozi Tekken 8 e noi siamo qui oggi perché Tekken è famoso per, ai tempi, di aver creato delle pubblicità un po' strane, un po' molto molto fighe, che con l'andare del tempo sono iniziati in un modo e stanno terminando in un altro. Quindi direi di iniziare e godetevi il video. The Iron Fist Tournament, uno dei tornei più famosi di arti marziali dei videogiochi. Questo picchiaduro gode tuttora di una grandissima fama, tra alti e bassi, tra virgolette. Diciamo, secondo me c'è stato un capitolo che non è stato proprio all'altezza, però comunque sia la qualità generale del brand, a mio modesto parere, è stata sempre alta ed interessante. Però ovviamente io sono un appassionato della saga, ci saranno anche delle opinioni divergenti dalla mia, ovviamente. Partiamo subito con la prima pubblicità dedicata a Tekken 1. Il cabinato da sala giochi esce nel 94 e per PlayStation dovremo attendere invece il 1995. Ah, i poster vecchi, belli, belli. Già. Diciamo che l'inizio della saga, per quanto riguarda le pubblicità, è decisamente tiepido. Questo è un annuncio pubblicitario, ovviamente della versione giapponese, non mostra nulla di che, ma ovviamente era solo l'inizio. Però dopo diciamo che negli anni successivi ci sta anche un po' di sana follia che secondo me non guasta. Andiamo con il secondo spot, sempre Tekken 1, quindi la prima PlayStation, 1995. Ok, un uomo che corre, stanco. Corre su una... montagna, con un tizio un po' così. Di spazzatura. So, oh, beh! Where is the game? Classico posto dove trovare una PlayStation. Esatto. Dov'è il gioco? Sei uno stupido. Sei un idiota. Vai a prendere il gioco da dietro. Bello! Travolta, ma fa parte dell'allenamento. Se vuoi partecipare a questo torneo, gli allenamenti saranno massacranti. Proseguiamo quindi con Tekken 2, 1995, per quanto riguarda la versione arcade, e 1996 invece per quanto riguarda la versione console. Così, per curiosità, esiste anche una versione Zibo, uscita nel 2009. Se non conoscete che cos'è lo Zibo, andatelo in cerca perché ne rimarrete sicuramente stupiti. Meglio di no, però vabbè. Allora, Ale, proprio subito, proprio stile anni 70. After 40 years studying every form of martial art, bello. He's now the highest ranking grandmaster in Korea. Yet he claims to have documentary evidence showing some of his students performing translocation, a quasi traslazione. Sì, ovviamente il riferimento è palese. Ma proprio che faceva proprio un documentario proprio. Sì. C'è una sorta di misticismo, di esoterismo. E non dovete sottovalutare la potenza di PlayStation. Trailer proprio su Yoshimitsu, questo bello, una bella chicca. Proseguiamo con un altro trailer sempre dedicato a Tekken 2. Ah, un ring, ok. Allenamento, luci. Okay, proprio una bella palestra, insomma, un bel dojo. Sì, una bella palestra di arti marziali. Ok, Kendo. E c'è una PlayStation che titaneggia proprio. Bellissimo stage della chiesa, quanto mi piaceva. Sì, ma proprio, vedi, facevano in modo di fare trailer presentandoti addirittura gli ambienti, non solo il gameplay, ma proprio gli ambienti. Cioè, volevano proprio sì, rendere... Diciamo, è cambiato abbastanza il modo di fare pubblicità. Sì, per quanto riguarda i videogiochi. Sì, 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 sì. Però, diciamo, ancora non siamo nel clou delle pubblicità. Passiamo ora a Tekken 3. Per me è in assoluto il canto del cigno della serie di sberloni, schiaffoni, e cazzottoni e calcioni in faccia, con cui ho passato tantissimo tempo, anche perché prima giocarlo in sala giochi e poi ritrovarmelo comunque sia
con un'ottima qualità anche dentro casa, beh, all'epoca fece una grande differenza. E poi aveva tantissime modalità incluse nel gioco, come il Tekken Force, il Tekken Ball. Io ricordo su Tekken Force, quando dovevi prendere l'energia, c'era il pollo e faceva chicken. Esattamente. Come se avessi fatto chissà cosa e mangiato, esatto, un pollo. Comunque Tekken 3 arriva nel 97 come arcade e nel 98 poi invece in versione console. Ok, due uomini che parlano probabilmente in una seduta o psicologo. Siamo durante una terapia di coppia. Okay. Ah, ok. Una coppia senza problemi. Che però risolve i problemi davanti Tekken 3. Questo è per anni di macaroni and cheese. Is for your mother. Vabbè, ma è giusto così. Thank you, questi sono i modi per risolvere, questa, le cose. Qui iniziamo ad andare sul bello e niente, se avete problemi di coppia giocate a Tekken. Ed è così che io e te risolviamo i problemi. Quando abbiamo dei problemi ci ritroviamo davanti al videogioco e ci prendiamo a sberloni, è giusto così. Bene, bene, bravo, bravo. Ok, il prossimo non è propriamente uno spot ufficiale, ma è lo spot utilizzato dall'Associazione Svizzera dei Produttori di Latte. Quindi ecco, una stranissima collaborazione tra Namco e l'Associazione Svizzera dei Produttori di Latte. Ok, gameplay, giusto. Ci sta. Ok, Low Wins, giusto. Ma Lovely. Ma che c'entra? Ma non me la ricordo Lovely su Tekken 3. E lo che va sempre a vuoto e poi viene incornato e ma subito stampate. Ma perché? Milk, pure magic. Ma perché sta Lovely così, sta mucca? Ma tra l'altro un perfect subito così, tre colpi, eh? Esatto. Fossi stato all'epoca uno sviluppatore Namco, avrei inserito senza dubbio come personaggio extra Lovely. È come se da noi inseriscono, che ne so, la mucca Milka. Una cosa del genere, esattamente. La marmotta della cioccolata, cose così. Passiamo adesso a Tekken Tag Tournament, l'episodio che diede ai videogiocatori la possibilità di combattere in team composti da due combattenti. E anche questo si rifaceva a Tekken 3 praticamente ed era un ottimo titolo con cui picchiarsi. La versione per sala giochi uscì nel 99, mentre su PlayStation 2 arrivò nel 2000 all'incirca. Allora, ok, addestratori proprio in stile anni 70, proprio, proprio qui si vedono anche le citazioni un po' il cinema del tempo. E ok, gameplay, poi ci piace, tutto un po' veloce, un po' frenetico. Beh, proprio, beh, oh, comunque come pubblicità mostravano tanto, non è che però, sì, sì, e poi avevi i proietti con questi queste sequenze un po' diciamo, quasi fuori luogo un pochino, perché comunque sia in Tekken troviamo una buona varietà di stili di arti marziali, qua invece si va solo in Cina praticamente particolare. Qui invece c'è un altro spot sempre legato a Tekken Tag Tournament che sembra un po' particolare. Ok, ponte. Due che fanno a botte. Sì. Improvvisate. Vabbè. Quelli sono gli effetti del cazzottone di Paul. Sì. È proprio così. 15 secondi dove si vede solo. Diretta come il cazzottone di Paul. Eh sì. Terzo spot, sempre dedicato a Tekken Tag Tournament su PlayStation 2. Oh, il tuo premio per aver vinto una partita. E c'è la danza con vabbè, tanto c'era come persona. Vabbè, ma mi prende un cartone. Ma perché c'è tutto? Ma perché c'è tutti sti balletti? Cioè, boh, vabbè, vai. Tournamento. Con gli spot giapponesi andiamo verso la fine, ragazzi. Sì, sì, ma ce ne saranno altri decisamente. Andiamo bene.
Passiamo quindi a Tekken 4, sempre versione sala giochi, versione PlayStation 2, rispettivamente una nel 2001 e una nel 2002, e vengono introdotti due personaggi abbastanza fighi come Craig Marduk e Steve Fox, e questi sono gli spot TV dedicati. Allora, come primo spot c'è subito i bambini che si picchiano così subito bene, inizia bene. Sister Wins, ok. Un gatto incastrato, vabbè. Cat Flaps. Ah però, bene così, subito. Ok, perfetto, giusto, giusto così, bene così. Ma l'utilità del... Oh, questo? Life Win. Bello. Beh, questo è bellissimo. Questo è bello. Invece il secondo spot è sempre legato a Tekken 4. Qui è un po' più lungo, ma è un po' più diverso. Dateci un occhio perché qui cominciamo verso un po' il delitto, eh. Allora, la sveglia la mattina è pesante per tutti. Lui ovviamente gli dà una botta come tutti. Ma perché così? Chi è che si sveglia così? Ah però, subito. È energico, beato lui. Un cazzato nero con le uova. Cacchio, vuole fare? Ma chi è che... Ma... Ok, sei un po' strano, amico mio. È un po' strano, comunque, però vabbè. Ma perché è un uovo? Stai calmo. Ma che cacchio vuole fare? No, ma perché? Oh yeah, Tekken 4 is here. Punish your enemies. Gli effetti di Tekken, che cavolo è? Ma perché così? No one just plays it. Vabbè, comunque il gameplay di Tekken 4. Ma no, spacca tutto, ma Tekken 4. Spacca pure il forno. Ma dai, ma proprio veramente scemo. Beh, questo è uno dei migliori spot di Tekken, secondo me. Ti invogliano proprio a comprare Tekken 4, anche se vedi un uovo e uno che distrugge la cucina, però non si sa perché dopo hai voglia di comprare Tekken 4. E devi comprarti pure la cucina dopo, però. E anche la cucina nuova. Se continui così. Andiamo avanti con la carrellata dedicata a Tekken. Tekken 5, versione arcade, che esce nel 2004. Versione PlayStation 2 del titolo, che esce in Giappone nel 2004 e da noi invece nel 2005. Secondo me il titolo un po' più debole della serie, però gli spot TV invece sono decisamente interessanti. Allora, inizia con questo che è un po'... Si prende il cazzottone e butta proprio a terra. Proprio ti fa capire diretto, cioè proprio semplice, cioè tu giochi a Tekken e ti prendi delle bastonate addosso, cioè, esattamente proprio... Ma adesso con il prossimo video viene il bello. Allora, lui si allena bene, giusto, ok, proprio molto lentamente si allena, poi però vabbè, è giusto, esatto, sì, non tutti. E tu? Ok, lo scopri con Tekken 5. Vabbè, ci sta, però. Dai, alla fine è anche un po' intuitivo. Però, ok, si allena. No, 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 non fa per te, amico mio. No, beh, insomma, beh, no, 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 beh, no, no, proprio no. No, this is a little bit of Taekwondo. Un po' di Taekwondo. Ah però, arriva lui, eccolo qua, arriva e vuole rompere, e non ce la fa, no, 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 non fa per te, amico mio, no, 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 non fa per te, amico mio, no, no, mi dispiace, no, 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 no. Ne abbiamo mostrati solo alcuni, ma praticamente sono tutti spezzoni così, di gente alle prese con le arti marziali, non fanno per loro, diciamo, ecco. No, 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 assolutamente. Allora, di Tekken 5 uscì uno spin-off su PSP, una riedizione appunto di Tekken 5 con delle piccole modifiche, nel 2005 addirittura come arcade, sì. E nel 2006 invece in versione per PSP. Allora, ok. Quelle che parlano, ok. Ok. Ma perché? No, non così. Oh, i serpenti. Ma in che condizioni giocano, tra l'altro? Ma te non la tieni in un cesto pieno di serpenti la PSP? Ma poi, tra l'altro, con una mano di legno, tra l'altro. Esatto. Ma perché?
Ostia. Beh, il campo c'è cazzo. Lui è incazzato perché ha perso, giustamente. Pubblico applauso. Deve andare. Ma perché? Ma perché? Lascia che si attaccano a decidere. Ma perché? Uno spot con delle scene mai viste. Ecco, probabilmente tutto lo spot non è stato mai visto da nessuno. C'è un motivo. Ah, sì, decisamente. Sì. Passiamo dunque a PlayStation 3 ed Xbox 360, facciamo un salto generazionale per andare a Tekken 6, che esce in sala giochi nel 2008 e invece su console nel 2009. Ok, allora, ecco, qui già inizia a essere molto diverso lo spot, qui proprio con le grafiche, molto più... Cambia il modo di fare pubblicità. Esatto, molto più serio, molto più... Sì, si mostra di più il gioco. Sì. Diciamo che avevano cambiato il reparto marketing, ecco. Eh sì, diciamo che per la maggior parte dell'utenza qua passa ad invogliare il videogiocatore facendo vedere proprio... Il gameplay proprio. Dovrebbe essere fatto il titolo. Certo, qui già proprio si passa meno al delirio e molto più concentrati sul gioco. E sinceramente un po' me ne rammarico. Giungiamo quindi al penultimo capitolo della saga, Tekken 7, a mio modesto parere un buon capitolo, fatto bene, divertente. Siamo nel 2015 questa volta con la versione sala giochi e invece 2017 per quanto riguarda la versione casalinga. 2015 fu la versione quella per i tornei e invece quella per la sala giochi proprio distribuita nella sala giochi 2016. Ah, proprio direttamente proprio anche qua, esatto, si inizia ad incentrare tutto sulla saga dei Mishima. Eh sì, molto più fighi, molto meno deliranti proprio, sì, gameplay, computer grafica, tra l'altro con l'introduzione di personaggi presi anche da Street Fighter, quindi Street Fighter, esattamente. Mossa che a me non piacque più di tanto. Vero, 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 vero. È giusto. Alla fine sono cambiati i tempi. Esattamente. Cambiano i tempi nel modo di fare comunicare marketing. Questo invece che vi andiamo a mostrare è proprio il trailer di lancio che hanno rilasciato per promuovere il gioco, molto più serio, però all'interno ci sono anche delle versioni che vedrete che non è delirante ma è sempre serio, con il reparto marketing che stavolta funzionava per davvero, non come quelli giapponesi iniziali. No, a me piacevano molto di più quelli giapponesi iniziali. Lo so. Allora, direttamente il logo PlayStation, Bandai è qui ovviamente. Beh, questo no, cazzottone leggendario che è troppo figo da vedere. Keita sul divano. Sì, qui una festa, un mega party eccetera, il Tekken party. E qui c'è un rider che deve fare delle consegne, perché cosa deve consegnare? Deve consegnare la pizza, no, la pizza del Tekken 7. La proprio il Tekken, e consegna proprio il party e tutti smettono di far bardoria. Pare tantissimo sul social. E ovviamente qui la condizione del party game e quindi anche tutta la componente online del titolo. Infatti proprio l'evoluzione, vedete, c'è anche i commenti in stile YouTube, Twitch eccetera, è proprio cambiato proprio il modo di comunicare, il modo di giocare. Infatti chi è il prossimo contendente, perché si gioca online e tutti possono partecipare, è giusto, ci si evolve. E già, però è un trailer che funziona, guarda, anche con le persone che reagiscono. Che funziona, però avrei preferito si fossero picchiati davvero i vari partecipanti della festa, ecco. Sì, vabbè, lì sarebbe diventata un'orgia di botte, ecco, insomma. Però è giusto, dai. Invece è giusto. Qua lo fanno solo virtualmente e niente. E vabbè, dai, alla fine ci sta, è giusto, perché non ci si può sempre menare nella vita reale. No, però per la pubblicità mi sarebbe piaciuto. Siamo giunti dunque al protagonista del video, che è Tekken 8, in uscita proprio oggi, 28... Che mese siamo? 28 gennaio 2024. E speriamo che il titolo sia
veramente figo e ricalchi negli episodi un po' più riusciti della serie. Vi dico, io non ho ancora provato nulla, poi appena lo farò vi darò le mie impressioni. Appena finito il video andiamo a comprarlo, cioè andiamo e via, tiriamo via. Da quello che ho visto il gameplay sembra abbastanza cambiato e un pelino più improntato sull'attacco. Sono un sacco speranzoso. Anch'io. Ah, mega logo PlayStation, le catene, le famose catene. Con questo ragazzo che è stanco di lavorare, vuole correre a casa perché vorrà fare qualcosa con queste catene, non si sa. Però c'è una squadra. Magari tipo i sports. No, si stanno proprio allenando. C'è proprio un allenamento in corso. Musica proprio pathos. Ognuno è bloccato da un qualcosa, ognuno ha le sue catene. Esatto. Si vuole dare un significato a questo spot. L'andare avanti, non riuscire nemmeno ad alzare la faccia, c'è proprio c'è qualcosa che ti pesa e non riesci, poi ce la fai. Perché col duro allenamento, giustamente, la determinazione e costanza, puoi superare ogni cosa. Attitudine al sacrificio. Proprio un po' a mille questo trailer. E poi il mega cazzottone che è proprio un marchio di fabbrica e ti fa rompere le catene e spezzare le proprie catene. E puoi andare avanti nella vita e andare avanti in Tekken e affrontare i tuoi nemici e tutte le cose che ti obbligano. Bellissimo trailer. Questo è veramente veramente bello. È molto bello. E dove è andato? Rimango qua. Faccio un intermezzo. Come ci è tornato qualcuno per spezzare le proprie catene. Eh beh sì, beh, GTO tiri fuori, non è che tiri fuori una cosa così, Sometimes violence is the only way to get the message across. Proprio un messaggio pacifista, ragazzi, sempre così. Questo invece è proprio l'ultimo trailer pubblicato, un live action trailer per mostrare un po' di quello che dovrebbe succedere all'interno di Tekken 8, ma in realtà racconta tutta un'altra cosa, perché comunque si sta proprio enfatizzando a bestia sto gioco che sinceramente non vediamo l'ora di giocare. Ok, proprio classico, eh. Ah, proprio cose come MMA, i confronti, cioè che devono fare le foto, eccetera. Giusto, giusto. Esatto, qua si vedono anche le mode del momento. Ma è giusto così. Dobbiamo essere al passo coi tempi. Proprio cazzati neri. Arriva il fotografo che non è convinto. Ci si mette anche lui. Quindi si spera in una mega rissa, ci si mette anche lei. Ostia, proprio tutti! Deve avere altri risvolti, il trailer, invece no. È proprio una Royal Rumble, è diventato un tutti contro tutti. Mamma mia. Il tassista è rimasto là, poverino, lì. Anche la giornalista scappa, lui, ovviamente, anche lui. E non so se hai visto, c'è anche Thor. Cioè esatto! Thor va. Esatto, ma proprio tutta la città si riunisce, perché questi addirittura giocavano, hanno smesso di giocare, i poliziotti che arrestavano i delinquenti, il cane. Sì. tutti anche il signor anziano, e tutti uniti. Uno alza la testa, sorride e sorride anche, no, non si sorride molto qua. Meglio picchiarci sì online con Thor anche. Tutti alzano la testa perché siete pronti alla prossima battaglia, quindi eccolo qua, mamma mia che gameplay. Qui non c'è niente da dire, ragazzi, qui siamo tutti in attesa di metterci le mani e finito il video ci sfonderemo la faccia a questo gioco, perché è così. E sì, è cambiato proprio tutto il modo di commercializzare Tekken, ed è giusto che alla fine un po' manca anche a me quel momento di delirio, eccetera. Però bisogna sempre contestualizzare i tempi e dire adesso c'è bisogno di... Ma è anche figa, tipo questo spot pure è figo. Questo è proprio figo. Bene ragazzi, siamo alla fine del video. Come avete visto, ho parlato poco, solamente per un motivo. Luca è molto più
ferrato di me sull'argomento Tekken, è giusto che ce n'abbia parlato e lo ringrazio per averci fornito tutto sto materiale bellissimo che è partito dal delirio ed è terminato in figaggine, perdonatemi questo termine. Vi ringrazio per aver guardato questo video, vi invito ad iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace, vedete voi, lasciateci sotto qualche commento se vi piace o non vi piace il nuovo Tekken, oppure avete dei nuovi spot da suggerirci, magari se non Tekken ma proprio per altri motivi, altri giochi che sono un po' deliranti eccetera, però sappiate che comunque ne abbiamo parecchie faretre, abbiamo parecchie frecce nella nostra faretra, quindi state tranquilli, vi ringrazio. Abbiamo ancora parecchie faretre nelle nostre frecce anche. Sì, ma lascia perdere come parlo io parlo storto, chi se ne frega. Quindi vi ringrazio e vi rimando al prossimo video, grazie ancora e ciao a tutti. Chiudo anche io dicendo che se avete problemi con i vostri compagni, le vostre compagne, con un amico, ma anche con dei conoscenti, colleghi di lavoro, prendetevi a schiaffi. Ma hai sbagliato come Educational Channel è tutto. Ed arriva apposta, arriva la segnalazione. Ciao, è chiuso tutto.